E parliamo ancora di Pordenone, dove è stato avviato il percorso che porterà alla stesura del nuovo piano regolatore. Quello attualmente in vigore risale al 1985. In questa prima fase i protagonisti sono soprattutto i cittadini. Oggi il Comune ha presentato anche un video del quale vediamo una parte nel servizio di Giampaolo Mauro. Pordenone è 50.000 idee. Pordenone è 50.000 punti di vista. Pordenone è 50.000 sfumature. Pordenone è particolare, storica e bella. È una città da visitare, pulita, seria e simpatica al contempo, piena di opinioni e di preoccupazioni su lavoro, soldi, casa e qualità della vita. Verde o una sedia in piazzetta Cavour, 100 pordenonesi, 100 definizioni di come vedono la loro città oggi. Da questo video comincia il percorso del nuovo piano regolatore che dovrà rispondere alle mutate esigenze del territorio. Pordenone punta ad essere una città più facile o, come si dice oggi, smart, sigla che accomuna tra l'altro sostenibilità, mobilità, accoglienza. Come si diventa moderna città intelligente? Il Comune lo ha chiesto a una serie di esperti che l'hanno spiegato in una giornata dedicata. Abbiamo chiamato delle persone che si occupano di questo tema delle città intelligenti per, da un lato, darci delle informazioni in più e poi portarci ad approfondire degli spunti, perché alla fine noi dobbiamo diventare padroni di questi spunti per elaborare la nostra identità cittadina e capire da lì come questa idea di città diversa, più usabile, più facile l'abbiamo chiamato, debba avere nel piano regolatore la sua traduzione. È il primo passo di un percorso partecipativo, ecco allora i giudizi flash dei cittadini, ma anche e soprattutto l'individuazione delle questioni che nel piano regolatore non potranno mancare. Definiamo in questo modo il punto di partenza del piano regolatore, lo approfondiamo attraverso 5 laboratori, finito questi cerchiamo di raccontare alla città e quindi coinvolgendo ulteriori persone Pordenone come sarà, quindi il futuro. Definiamo l'oggi, definiamo il domani e attraverso questi due paletti, chiamiamoli così, questi due punti di riferimento, il piano regolatore si interrogerà sulle regole, le norme o tutta la strumentazione che può essere necessario per affrontare l'oggi sviluppando una visione condivisa.